Ben ritrovati! Oggi analizziamo la formula dell'energia. L'assunto che l'energia sia uguale al prodotto della massa per la costante della velocità della luce al quadrato è concettualmente errata. Di fatto, l'energia naturale non ha niente a che fare con la massa e tantomeno con la velocità della luce. Persino la fisica quantistica, con alcuni studi, ha rilevato che la velocità della luce non è costante, come invece ipotizzava Einstein. Vediamo ora di fare chiarezza. In natura l'energia è legata alle forze. Esiste sotto forma di energia potenziale e produce un effetto solo quando almeno due forze contrapposte si incontrano. Per esempio, le grandi spirali positive generate nel nostro universo hanno una forza potenziale che produce un effetto solo quando incontrano le spirali negative in senso opposto. Chiamiamo F1 la forza potenziale della spirale positiva e F2 quella della spirale negativa. Possiamo allora riscrivere la formula dell'energia in questo modo. E è uguale F1 più F2. Abbiamo indicato col segno più la somma delle due forze, perché in natura avviene proprio questo. Due forze naturali contrapposte si sommano, dando come risultante una forza che genericamente è la somma delle due forze con una perdita di un quarto. Vediamolo meglio. Abbiamo già accennato che le grandi spirali hanno una forza potenziale che, in caso di incontro di una forza opposta, generano una forza cinetica. Chiamiamola M. Se la spirale positiva ha una forza pari a 1,5 M e quella negativa 1,4 M, abbiamo nel loro incontro come risultato questo. F1 più F2 uguale 1,5 M più 1,4 M uguale 2,9 M. M è la forza cinetica. Ora applichiamo la riduzione della perdita generica di un quarto, meno 0,725, e otteniamo 2,175 m. Questa è la sola risultante che produce un effetto cinetico, quindi una spinta di 2,175 m. Questo concetto si applica a tutte le forze in via generale. Nel caso in cui si tratti di forze che generano una forza cinetica, come nell'esempio che abbiamo appena visto, si applica una ulteriore riduzione di un 1/19. La forza di gravità rientra in questo caso, essendo la risultante dell'incontro delle grandi spirali. E lo vediamo meglio nel prossimo video, perché merita un approfondimento. Restate con noi e condividete!